qui per presentare, sembra una cosa, sicuramente un di più a quello che già è avvenuto, presentiamo la pubblicazione di un catalogo, di questo catalogo Artemis Border di Lucia Gangari. Ma il catalogo non è altro che la registrazione, la documentazione del progetto su Artemide che Lucia ha presentato al Museo Archeologico di Napoli, museo internazionale, museo molto importante. La dea che ha ispirato Lucia è quella che ha ispirato tante donne nella storia umana. Lucia però è un artista, ed è un artista tutto tondo. Tutto tondo cosa vuol dire? È un termine che si usava tanti anni fa, oggi è un po' difficile usare il termine a tutto tondo, però Lucia Gangari in questo progetto ha dimostrato e ha dato a noi codici di lettura della sua capacità e la sua bravura e la sua artisticità, quella di permettere a tutti noi comuni mortali di leggere attraverso le sue opere, installazioni, con i vari riferimenti, tantissimi riferimenti, colti e naturali, ci ha messo nelle condizioni di leggere un progetto così bello e così importante, di leggerlo sulla forma del linguaggio dell'attualizzazione, cioè ha riportato a noi attraverso i segni di colori, attraverso il circuito della comunicazione, attraverso i vari riferimenti che sono esattamente quello che compongono il linguaggio che oggi tutti noi usiamo, i riferimenti mediali. Tutti quanti noi parliamo una forma mediale, ma la provenienza di questa forma è dalla storia dell'arte. Lucia Gangari, con questa mostra e questo catalogo che noi vi abbiamo presentato, siamo qui orgogliosamente a dire che finalmente Lucia ci dimostra a tutti che essere artisti, come lo fa lei, è una cosa che pochi possono riuscirci. E io ringrazio lei in modo particolare, Lucia, che ci ha dato la possibilità a tutti noi di vedere il catalogo, di parlare, di scrivere e di esistere nel mondo. E allora, diciamo, questa mostra è ancora in corso al Museo Archeologico di Napoli fino al 22 di febbraio. L'inaugurazione l'abbiamo avuta il 21 di gennaio, una mostra che ha riscosso anche un certo successo. Sono venuti non solo persone addette a lavori, artisti, critici, ma anche un pubblico molto giovane, delle classi del liceo artistico, dell'accademia, dei gruppi anche di ragazzi, diciamo, con varie disabilità. E niente, tutto questo lavoro è corredato da questo catalogo che stasera verrà presentato, diciamo, curato dalla IM Casa Editrice, che ringrazio per aver accettato questo mio progetto e per aver realizzato un catalogo davvero molto molto carino, con degli interventi molto interessanti. Appunto, stasera troveremo qui Gabriele Perretta e Marco De Gemmis del Museo Archeologico della sezione educativa, e infine Loredana Truise. Belle immagini, curato, perfetto, veramente un bel prodotto. Tra l'altro, costo di copertina 15 euro e potete acquistarlo qui alla NEA, allo spazio NEA. Perfetto, grazie. E allora, io ho scritto in questo catalogo Artemis Border di Lucia Gangari perché è un rientro, cioè un rientro dopo tanti anni, visto che Lucia, diciamo, raccoglieva un po' i vecchi testi degli anni Ottanta nostri, che hanno visto la nostra collaborazione. Lucia è una delle artiste su cui, diciamo, è attraverso cui io ho lavorato di più a partire dall'inizio degli anni Ottanta, e i primi testi su di lei risalgono all'81-82, poi raccolti in questa prima mostra che lei ha fatto nell'83, poi insomma c'è stata una lunga pausa e questo ritorno praticamente con l'edizione IM, che è legato alla mostra al Museo Archeologico,
dove in questa mostra, in questa installazione, Lucia raccoglie quella che è la sua memoria segnica, semiotica, semiologica, no? Quindi questa grande tradizione praticamente del suo rapporto con la tecnologia, con i circuiti stampati, e invece questa sua fase poi più recente degli anni del misticismo, che rientrano poi ancora una volta in questa terza fase fra tecnologia e di nuovo figurazione, ma una figurazione tutta quanta praticamente da scoprire, perché comunque è una figurazione che rimane legata sicuramente all'illustrazione che lei ha utilizzato anche all'inizio degli anni Ottanta. Io adesso vi dovrei parlare di questa mostra di Lucia Gangheri, che non è quello che vedete, quella è la parete bianca. Oddio, potrebbe anche essere un'opera di Lucia Gangheri, ma non lo è, era una parete bianca. Perché Lucia Gangheri non fa le pareti bianche, sennò sarebbe un imbianchino. Invece Lucia Gangheri è una grandissima artista. Che ha l'unica sfortuna di avere me come suo grande amico. Perché diciamo di questo? Perché io in realtà non sono un esperto di arte, cioè mi piace l'arte, ma non potrei parlare di arte se non dicendo che è bello e brutta. E le opere di Lucia sono belle, sono molto belle. Tant'è vero che secondo me lei è una grande artista perché fa delle cose belle. Appena ho detto la parola bella è andata via la luce, ma questo cosa vuol dire? Che forse devo avvicinarmi di più alla camera e dire che Lucia è veramente una grande artista, e chi non viene a vedere queste opere, lo posso dire in napoletano, è tutto. Arrivederci. E vi ringrazio tutti quanti di partecipare per presentare il catalogo, il libretto che abbiamo pubblicato, e in particolar modo la IM Edizioni, qui rappresentata da Antonello De Simone, che è stato veramente un aiuto prezioso e una collaborazione fondamentale. Il catalogo della mostra che Lucia Gangheri ha avuto al Museo Archeologico di Napoli, curata da Marco De Genis, e gli altri dopo vi presento. Prima di presentarvi tutti quanti, ci tenevo a dirvi che questa mostra di Lucia è stata principalmente per me una grande soddisfazione. Lucia ha dimostrato di essere un'artista completa, quello di affrontare un progetto che parte veramente da lontano, come quello di Artemide, ed è riuscita a portare a noi che leggiamo cose semplici, quindi sul piano della superficie e dell'estetica, ci ha portato e ci ha dato la possibilità di leggere sia Artemide e sia il suo lavoro, che si è completato nella realizzazione di questo lavoro che quelli che hanno visto, se no, lo vedranno pubblicato in questo catalogo. Ha dimostrato di essere un artista tutto tondo. Uso questo termine, un termine che si usava solo con la pittura dell'Ottocento, quella classica, proprio perché ha dimostrato di essere capace di affrontare un progetto da zero, inventandoselo, e portare una forma di attualizzazione del linguaggio che lei ha come processo attuato. Quindi la ringrazio io in modo particolare, grazie a lei che abbiamo avuto l'aiuto, la collaborazione che c'è stata. Marco De Genis, che lo ha anche curato come mostra. Ci abbiamo Gabriele Verretta, che non solo conosce il lavoro di Lucia, diciamo, dall'inizio, infatti parte con l'inizio del suo testo, bene, dopo quattro righe si finisce tutti al ristorante, ed è una cosa bellissima parlare di arte e leggere un testo che inizia, che qualcosa si deve completare in un ristorante, è fantastico, vuol dire che si esce da una mostra con appetito. Se l'appetito è quello della curiosità, ogni opera d'arte di qualsiasi genere, da dove viene per me, ha la funzione giusta, cioè stimola nell'altro la curiosità, cioè la fame, quello di acculturarsi. Loredana poi ha realizzato una quasi una sceneggiatura di domande e risposte da tutte e due, ed è venuto fuori una cosa veramente bella e simpatica, e anche divertente, e mi fa piacere.
Vi voglio far notare che ci tengo a non dire che Lucia è un artista napoletano, perché essere artista è essere artista. È artista a Napoli, a Verona, a Genova, a Amsterdam, è artista e basta. E lo ha dimostrato. Volevo ringraziare Lucia Patarano, che non l'ha detto, che è stata veramente un aiuto non da poco, con le sue foto ci ha permesso di allestire questo catalogo e creare comunque una comunicazione visiva anche dei testi. Io mi fermo qui perché non vorrei che... do subito, prima che intervengono loro, che voi come sapete i teorici, prima di questo abbiamo due attori che ci onorano la serata, e sia Stefano Sarcinelli che Patrizia Masiello ora ci reciteranno delle favole che loro ci fanno ascoltare. Grazie. Leggerò anche la morale delle favole, se qualcuno non la capisce, io non la devo leggere, che non ho. La mosca e la mula di Fedro. Cioè non è che la mula è di Fedro, manco la mosca, cioè la mosca e la mula, pausa, di Fedro. Fedro è quello che ha scritto la fiaba, no? E la mula non si può scrivere, se non è una mula. La mosca e la mula. C'era una volta una mosca che andava ronzando qua e là senza una meta ben precisa. Un pomeriggio scorse una mula intenta a tirare un carro e subito si diresse verso di lei, posandosi sul timone dello stesso carro, sussurrandole: come sei lenta! Nonostante quelle parole, la mula in apparenza continuò: è mai possibile che tu non possa andare più in fretta? Stai attenta, che non se no ti punzecchio il collo con il mio stiletto per banco. Per nulla intimidita, la mula continuò a mantenere la stessa andatura. Irritata dalla mancata risposta, la mosca continuò a sollecitare la mula con la stessa domanda. La povera mula, allora, stanca ed esausta per la giornata lavorativa, ma anche per le continue domande della mosca, abbozzò una simile risposta. Senti, bella fannullona, non mi lascio certo intimidire dalle tue parole. Piuttosto ho invece paura, non certo di te, ma di questo qua, dietro, che seduto su un seggiolone governa il mio gioco con una frusta e doma la mia bocca con un piccolo morsetto. Lascia perdere la tua inutile arroganza, non ho certo bisogno di essere sollecitata da una come te. Lo so io quando è ora di correre e quando è ora di battere la fiacca. Che stia a favola. Poi c'è la morale. Con questa favola si può meritatamente deridere chi senza valore lancia vane minacce. Continua a non capirla, però questa è la morale della favola. La volpe e il corpo. Metto gli occhiali perché niente. Un giorno un corvo trovo su un davanzale in un bello piezzetto umano. Subiglia col becco e si mette con bandà. Cioè, mo me lo mangio bello, tanto bello, tranquillo, tranquillo. Se non che proprio in quel momento passò di là una volpe che notoriamente è furba. Senti questo bello odore di formaggio, bello cosa da avrete, perché tante volte il cibo puzza e formaggio, invece è un bello odore, e pensò di impadronirsene, e fece: buongiorno signor corvo, disse la volpe, come sei bello, mamma mia, quel bel piume che tiene, nel nero, lucido, lucido, se la tua voce fosse bella come le tue penne, tu saresti certamente il re degli uccelli, lubrico corvo. Diventa un bavone, tanto vanitoso che si sente così lusingato dalle parole della volpe che non resistette alla tentazione. E quindi iniziò a cantare: figlia, il caro formaggio a bocca. Cadde la volpe prendendola al volo, se la pappò con delizia. Morale: chi
gode di essere rodato con parole ingannatrici, prima o poi si pente. Morale napoletano quando riavolo da Caris con l'anima. Questo è, l'abbiamo tradotto. Una volta, mentre il leone stava dormendo, un topolino cominciò a passeggiare avanti e indietro su di lui. Il leone si svegliò, mise la sua grossa zampa sopra il topolino e aprì le fauci per inghiottirlo. «Perdono, maestà!» disse il topolino. Gridò il topolino. «Lasciami andare!» «Topolino, facci come il topolino, Mickey Mouse!» «Non lo dimenticherò mai e forse un giorno potrei ricambiarti il favore!» Il leone sorrise a quelle parole. «Oh, oh, oh, che se volevo, oh, oh!» Ma alzò la zampa e lo lasciò libero. Qualche tempo dopo successe che il leone fu preso in una trappola e i cacciatori che volevano portarlo viva al loro re lo legarono ad un albero e si allontanarono per andare a cercare un mezzo adatto dove caricarlo. In quel momento passò di lì il nostro topolino. Vide subito in quale guaio era finito il leone, si avvicinò e rosicchiò con i suoi dentini aguzzi la corda che teneva prigioniero il re degli animali. «Non avevo ragione!» esclamò. «Piccoli amici possono essere grandi amici!» «Tu quella volta ti eri fatto beffe di me, perché non immaginavi mai di poter avere una ricompensa da parte mia. Sappi che anche i topi sono capaci di gratitudine. Non ho fatto la voce del topolino che tenga male cuore e mi viene una chiave. La favola nostra, come col mutare delle circostanze, dice che anche i potenti possono avere bisogno dei deboli. Secondo me, l'unione, ma noi la prendiamo per buona. La zanzara e il leone. C'era una volta una piccola zanzara, sapete che il buccerello dà un fastidio pazzo quando dormiamo, ecco. Dunque, stanca di giocare con le solite amiche, decise di andare dal leone per sfidarlo a duello. «Buongiorno leone, sua maestà che stava tanto bene dormendo, riposando e tutte cose sbadigliate», gli rispose. «Buongiorno, voi pensate di essere il più forte degli animali, è vero? E invece dico che se facciamo un duello io riesco a sconfiggervi. E se stai tanto sicuro proviamo, e va bene. In me che non si dica, in quel posto dove i due iniziarono la lotta si fece una folla di animali che non vi dico tutto quanto, chi puntava di qua, chi puntava di là, le scommesse. Che fa la zanzara? Inizia a puntare intorno al leone e si piazza sulla punta del naso del leone. Il povero leone, infastidito dalla zanzara, iniziò con le zampe a scacciare la zanzara, ma con le sue unghie, con quegli artigli così grandi, non ci riusciva, riuscì semplicemente a graffiarsi fino a che stremato si diede per vinto. «Eccoti salvata, mia cara amica, ricordati che esiste sempre qualcuno più forte di te», disse il leone quando la zanzara, scappando, si impigliò in una ragnatura. La morale: le persone troppo sicure di sé riescono a volte a superare gli ostacoli più grossi, ma inciampano spesso nelle difficoltà più piccole. Praticamente loro ritmo lo sento con la notizia. È brevissima, questa qua, però è complicatissima, ve lo dico. Cioè, ve la leggo. Vi leggo prima la morale, così. Coloro che nuociono ad altri periscono. Poi dice tra parentesi, a loro volta. Coloro che nuociono ad altri periscono a loro volta. Tutti quanti, ma che. Vabbè, ve la leggo. Il topo e la rana. Il topo, per poter attraversare più facilmente a un fiume, chiese aiuto alla rana. La rana, con un filo, lega ad una delle sue zampe di dietro uno dei piedi anteriori del topo. Quando al nuoto furono arrivati in mezzo al fiume, la rana, tradendo la parola data, si tuffò sott'acqua e si trascinò dietro il sorcio. Morto il sorcio, venne a galla e ondeggiava sui flutti. Fino a morte, è abbastanza chiaro. Il nibbio, il nibbio che volava adocchiò la preda, strappò il topo e insieme portò via la rana che era con esso legata. La perfida, che col tradimento aveva attentato alla vita dell'altro, trovò insieme la rovina ed anche lei e fu distrutta. Benissimo.
al tribunale della Vespa. Le api avevano fatto i favi su un'alta quercia. I fuchi buoni a nulla dicevano che erano i loro. La lite fu portata in tribunale, il giudice fu la Vespa. Questa, conoscendo benissimo la razza di entrambi, presentò alle due parti la seguente proposta. Il vostro corpo non è dissimile o uguale il colore, quindi ben ha ragione il caso è dubbioso, ma perché io, scrupolosa come sono, non sbagli per mancanza di cautela, prendete queste armi e versate il frutto del vostro lavoro nelle celle, in modo che dal sapore del miele e dalla forma del favo appaia chi sia l'autore dei favi su cui ora si discute. I fuchi ovviamente si rifiutarono, alle api invece la condizione piaceva. Allora la Vespa pronunziò la seguente sentenza: è palese chi non può farli e chi li ha fatti, perciò restituisco alle api il loro prodotto. Morale: avrei passato sotto il silenzio questa favola se i fuchi non avessero ricusato di stare ai patti. Nel nostro linguaggio, chi dà una coscienza netta poi chi affronta scoperto. E abbiamo chiuso, grazie per l'attenzione. Ringrazio tutti voi per essere qui e aver condiviso con me questo progetto, questa serata appunto dedicata alla presentazione di questo piccolo, questa pubblicazione, questo piccolo volumetto. Allora, tanti sono i ringraziamenti. Grazie cani! Allora, ringrazio Franco per aver creduto nel mio progetto e Marco De Gemmis. Il lavoro che è stato fatto anche sul piano fotografico grazie a Lucia Cordalano, i miei due cari amici Loredana Troise e Gabriele Perretta per il loro intervento critico. E vabbè, ci sono tanti altri amici che io vorrei ringraziare, che in questo momento, scusatemi, sì. Marco che è abituato più. Allora abbiamo Marco Enzo Ramaglia, poi Peppe Capasso della ditta Kirix e ancora Santina Nocerino della fattoria Biagino. Vabbè, mio fratello Ugo Gangheri, perché mi ha aiutato a montare la parte, perché questa mostra prevedeva sia un aspetto, diciamo, un'installazione visiva ma anche un'installazione sonora, che per motivi, ovvi motivi, non potevamo far ascoltare qui. Ancora Daniela, ancora Daniela Persico per aver prestato la sua voce sulla traccia delle api, perché questo lavoro prevedeva anche la presenza di suoni delle api ed erano stati sviluppati dei suoni e lei praticamente ha letto due inni dedicati ad Artemide. E beh, penso di non aver dimenticato più nessuno. Ok, grazie Marco, grazie Gabriele, grazie Loredana, grazie Franco. Ok, ben passo. Volevo dire che la mostra è ancora al Museo Archeologico di Napoli, quindi chi non l'avesse vista può ancora visitarla. Fino al 22 di gennaio, cioè fino al prossimo lunedì, febbraio, scusate. Fino al prossimo lunedì. Poi vabbè, dal 5 marzo ne avremo un'altra e così via. Anzi, vedo qui Luigi Aurimma, anche sarà del museo il mese dopo, verso aprile. E quindi questo per dire, diciamo, che c'è un progetto, cioè non c'è una casualità. Sono 22 anni, diciamo, che il museo fa questo tentativo, diciamo, di avvicinare il contemporaneo all'antico. E con Lucia credo che abbiamo cominciato a parlare di una mostra da noi forse 3-4 anni fa, purtroppo, diciamo, i tempi sono questi, ma alla fine ci siamo riusciti. Tra l'altro io sono molto contento, diciamo, di questa mostra, perché non per la cura che ci ho messo io, perché spero di avercela messa, ma perché c'è stata una cura collettiva che si vede, diciamo, dal catalogo, si vede dai nomi che hanno accompagnato. Dimmi. Io mi sono dimenticato una cosa.
Io chiedo scusa, mi sono dimenticata una cosa. I miei due amici, Stefano e Patrizia, perdonatemi. Oh, per essere stati qui. Ma mano a mano che ti vengono a mente cose. Sì, io mi passa il... Non c'è problema. Vabbè, e quindi abbiamo cominciato a parlare molto tempo fa. Mi è sembrato che a un certo punto il progetto poi ci fosse appieno, ci fosse un contenuto, anche se noi chiaramente occupandoci d'arte diciamo non è che ci dobbiamo limitare all'analisi di un contenuto, ma per contenuto io intendo diciamo una sostanza di pensiero che poi si concretizza diciamo in opere che aggiungono molti altri tipi di contenuto al contenuto che è l'idea, che è il messaggio e così via, ma questo lo sappiamo tutti. Ecco, io penso diciamo che in questa mostra c'è tanto diciamo di visivo, c'è tanto di pensiero e poi appunto c'è stata questa cura collettiva per cui adesso ci rimane anche per esempio il catalogo con le splendide immagini di Lucia Patalano, insomma si sono mossi tanti. Io ringrazio chiaramente anche il personale del mio ufficio che mi segue appunto da 22 anni diciamo in questo sforzo, che è uno sforzo diciamo fatto per il pubblico principalmente, però è anche uno sforzo fatto diciamo per gli artisti. Secondo me, ecco, qualunque sia l'ente pubblico che ha degli spazi significativi con i quali relazionarsi, quell'ente pubblico si deve porre il problema dei linguaggi contemporanei, cioè è un obbligo secondo me. Io credo che in tutte le epoche storiche, per questo poi in Italia troviamo tanti tesori, in tutte le epoche storiche per fortuna qualcuno si è occupato di far emergere la visionarietà degli artisti, che molte volte diciamo è molto più interessante del realismo spicciolo e che spesso anticipa delle possibilità di espressione, crea forse, sono forse un'avanguardia di quello che poi è, può essere il linguaggio di tutti. Quindi penso diciamo che ci sia un obbligo morale da parte delle istituzioni di favorire l'espressione degli artisti. E per questo diciamo poi ci venne l'idea, e devo dire che tranne un'eccezione nessuno dei soprintendenti che sono stati i miei soprintendenti diciamo hanno avuto il coraggio di affossare quest'idea. Ora siamo addirittura in un momento diciamo di grande facilità perché ne abbiamo uno molto entusiasta delle cose diciamo che proponiamo, quindi è un momento abbastanza felice. Ecco, questo voglio dire diciamo che da parte del museo non è una concessione ma secondo me è un obbligo morale, molto, è molto diciamo più obbligatorio sostenere gli artisti vivi e vegeti che andare a recuperare le cose vecchie, che è una cosa diciamo assolutamente fondamentale, però appunto diciamo l'obbligo è quello di contribuire allo sviluppo dei linguaggi del nostro tempo. Vale per la poesia, vale, che io amo molto, vale per le arti visive, vale per qualunque forma diciamo di espressione. Che altro dire? Mi ero fatto pure una cosa sul tavolo del tovagliolino. No, vabbè, è stata anche un'occasione di incontro di persone diciamo che non conoscevo, che mi ha fatto molto piacere conoscere, di reincontro, ma non l'avevo mai persa di vista, con Lucia Patalano, che ritengo diciamo un artista veramente che merita una grande attenzione. Giorni fa pensavo a volere vedere, diciamo, io che non l'ho vista, una delle cose più belle, diciamo, dei gruppi di immagini fotografiche più belle che secondo me sono state prodotte negli ultimi anni a Napoli, sulla sua ricerca di vite concluse. Speriamo che si riesca a vedere presto in qualche modo o altre sue cose. Insomma, quindi grazie molto a tutti e grazie molto anche a Franco che ci ha. La cura è stata bella anche perché secondo me c'è stato un colloquio, andare allo studio dell'artista, vedere il lavoro diciamo nascere, crescere, ragionare insieme, parlarne e anche la ricettività diciamo umile ma assolutamente
con intelligenza, diciamo, riuscì a sapere cogliere qualche piccolo suggerimento, diciamo, che spero poi abbia apprezzato, ma insomma, secondo me è stata un'esperienza, cioè questa secondo me è la cura, non è una cosa, diciamo, così tanto per fare, è una collaborazione di cui però l'artista rimane sempre l'unico fondamentale protagonista, perché è terribile che a volte, diciamo, vedo a volte sul dorso di alcuni libri un nome gigantesco per il curatore, quasi più piccolo il nome dell'artista. Non deve essere assolutamente così. L'artista è l'artista. Questa è una questione, un argomento. Non posso che essere felicissima. Conosco Lucia anche attraverso altri canali, quindi le nostre vite sono un po' intrecciate, quindi sono molto contenta di essere qui a celebrare stasera la sua opera, la sua persona soprattutto. E, tre minuti, voglio giusto raccontare le sensazioni che mi hanno attraversato quando ho visitato per la prima volta la sua installazione. Innanzitutto un titolo, il titolo della mostra sicuramente annuncia, secondo me, efficacemente la sensazione che si ha visitando questa camera, no, questa camera. Appena si entra, si è assaliti un po' da una serie di sensazioni, di stupori, di meraviglie che si coagulano intorno a un'immagine che afferisce soprattutto col colore. Il colore e la commistione dei linguaggi. Linguaggi leggeri sono quelli di Lucia, leggeri nel senso di leggerezza, perché proprio intorno a questa parola che si coagulerà, no, questi miei tre minuti di discussione. Ho notato immediatamente due cose: lo scarto fra l'opacità esistenziale e la leggerezza dell'immagine. Io amo molto l'arte, mi occupo di arte, amo anche molto la letteratura. Chi ama la letteratura non può essersi non fatto irretire dalle lezioni americane di Calvino, con tutti gli epiteti del caso, ma la leggerezza mi ha sempre particolarmente ammaliata e ho trovato molto di questo termine intorno all'opera, quest'opera proprio nella fattispecie di Lucia. Quindi c'è una leggerezza dell'immagine, perché il linguaggio di Lucia è un linguaggio leggero, che mi poi rievoca, permettetemi di ricitare Calvino delle lezioni americane, Leopardi quando dice che è proprio l'irraggiungibile immagine della leggerezza che reca la felicità all'insostenibilità della vita. E penso che questo si trovi nell'opera di Lucia. Lucia è il lavoro, il suo lavoro è proprio quello di un raggiungimento impossibile della felicità attraverso la sua leggerezza. E l'autenticità dell'arte di Lucia sotto questo punto di vista sta in quella ostinata caparbietà di continuare a rinnovare l'illusione di felicità che da sempre accompagna poi, diciamo, questo destino un po' tragico della nostra vita. Ma dove lo vediamo questa sensazione di leggerezza? Non so, qualche appunto ovviamente. Vi ricordate leggerezza, rapidità, inconsistenza, molteplicità, coesione? Sono tutte parte dell'opera di Lucia, ma la leggerezza mi colpisce. La dea, allora, noi che cosa abbiamo detto? C'è una sorta di ossimero, no? Ossimero, la pesantezza della vita, la leggerezza di come declina col suo linguaggio questa operazione Lucia. La leggerezza, anche la dea, no? Che si staglia immediatamente ai nostri occhi, ci possiede questa immagine, viene però rinfrescata in maniera leggera dal volo delle api. La narrazione che noi ci troviamo, in cui noi ci imbattiamo in questa opera di Lucia, è una narrazione tra l'altro che sa di sedimenti vissuti. Il suo racconto conserva sempre delle tracce di cose già fatte di Lucia. Questa cosa è un'altra cosa che mi reca sempre un sapore molto affabile quando vedo le sue cose. La sua installazione quindi ci dimostra che ciò che nella vita scegliamo, apprezziamo come leggero,
reca in sé una piegatura che potrebbe essere pesante, questo peso. Però dal momento in cui Lucia vola, la pesantezza implode. Guardando il lavoro di adesso di Lucia Gangheri e guardando il lavoro dell'inizio degli anni Ottanta, naturalmente si evince un conflitto, si evince praticamente un dissidio, come direbbe qualche noto filosofo postmoderno, mi riferisco a Lyotard. E questo dissidio praticamente è legato al fatto che pur partendo dalla pittura, Lucia Gangheri, cioè nel senso che sto parlando degli anni dell'Accademia, io la conosco da quegli anni lì, l'Accademia qui vicino, Lucia praticamente proprio all'inizio degli anni Ottanta, quando c'è stato questo famoso, diciamo, establishment che si è strutturato, organizzato e si è costruito intorno al ritorno alle forme, usando particolarmente la tecnica della pittura come rientro nei linguaggi praticamente ufficiali e accademici dell'arte mondiale, che ha visto tra l'altro questa città, la città di Napoli, protagonista in questo senso, nel senso che ha avuto gallerie fondamentali, importantissime, insomma, che hanno esposto i pittori, diciamo, insomma, di tutte le parti del mondo, insomma, forse anche se al 75% pittori americani, insomma, no? Ok, in quegli anni lì, insomma, Lucia ebbe il coraggio praticamente di smettere con la pittura. Era il 1980-81, insomma, 81, 82, 83, e dico questo perché, insomma, i segni che riguardano quel, adesso raccontiamo anche che cosa faceva, quei segni lì praticamente poi ritornano adesso in questo linguaggio. E lei che cosa ha preso, diciamo, in mano un sostitutivo della fotografia o della pellicola fotografica, cioè usando praticamente un atteggiamento povero nei confronti della pellicola fotografica, insomma, quindi un plasticone, un cosiddetto plasticone, e ha cominciato con gli scotch a lavorarci sopra, a scocciare praticamente e a trarre delle figure che anche in questo caso praticamente riguardano questo discorso di dissidio e di conflitto, mentre quello che girava per la maggior parte dei casi erano delle forme tonde, e quindi anche laddove si recuperava, e dico la parola surrealista perché lei proviene da una formazione tipicamente surrealista, no? O tardo surrealista, e quindi anche laddove sono stati recuperati i surrealisti col neosurrealismo, sempre negli anni 80, penso a un artista come Peter Schuiff per esempio, allora le forme erano regolarmente tonde, erano tutte quante a cerchio, no? Erano tutte quante praticamente sagomate nelle rotondità. Invece lei sceglieva un esprit de geometrie, cioè sceglieva assolutamente uno spirito geometrico, uno spirito fortemente razionalistico, che stendeva all'inizio a fatica, ma poi praticamente con molta facilità, quando ci ha preso la mano, con degli scotch stendeva su questi plasticoni. Questi lavori praticamente, allora era il periodo che a Napoli era ancora in vita un grande, secondo me, del gruppo 58 e della neo avanguardia, che si chiama Gigino Castellano, noi lo chiamavamo Gigino Castellano, Luigi Luca Castellano, che insieme facevamo un giornale che si chiama Città e Città, era un quindicinale, anche quello molto, molto contro per quanto riguarda l'establishment e quello che funzionava, diciamo, nelle gallerie ufficiali nella città. E Lucia praticamente con i suoi scotch elastici, allora si chiamavano così, ha allestito diversi numeri monografici, cioè quello che adesso, se vi capita di vedere praticamente, che forse lo fa ancora
graficamente lo fa ancora Alfa Beta 2, la rivista che è riuscita. Allora c'era la prima edizione di Alfa Beta e Alfa Beta usava anche con la grafica di Gianni Sassi, che per quelli che non se lo ricordano sarebbe quello della, che ha inventato le grafiche del gruppo degli Area, no? Insomma, quindi sto parlando di quel signore lì, anche lui grande amico, bravissimo, moderno, assolutamente modernista, no? in epoca postmoderna, e che diciamo Lucia praticamente prendeva questi scotch elastici praticamente e realizzava alcuni numeri a livello monografico praticamente del quindicinale di Città e Città, dove Cicino Castellano ci scriveva praticamente queste poesie che si può dire fra la tradizione della poesia concreta, la poesia sonora e via dicendo, no? Così. E quindi quello era il periodo dei locali a Napoli degli anni Ottanta, e quindi le mostre, per chi non le faceva e per chi non aveva la possibilità di farle nelle gallerie, diciamo, dell'establishment ufficiale, le faceva in questi locali, no? Che erano apparentemente dei locali alternativi, ma poi oggi, insomma, con la profezia del dopo, del post curatore, della post età curatoriale, insomma, sono diventati dei locali forse più ufficiali delle gallerie, insomma. No, perché ormai è dappertutto che si fa così. E quindi, allora, quello era il periodo geometrico, quindi queste geometrie che voi vedete praticamente nelle figure sfondo, diciamo, delle sue installazioni, dei suoi lavori, richiamano sostanzialmente quegli anni lì. Allora, io poi, diciamo, insomma, una sola rassegna, una sola manifestazione ho realizzato sempre sulla questione del bordo, dei confini, no? A proposito del titolo del catalogo e della mostra, Artemis Border, io ho realizzato una sola mostra in questa città, nella mia città, diciamo, fra virgolette, e fra Napoli e Pomigliano d'Arco, che era una mostra, guarda caso, nel 1984, che si chiamava Città senza confine. Una mostra molto importante per me, non capisco, ma non voglio aprire neanche la polemica, insomma, perché alcuni dei miei colleghi delle sovrintendenze non si sono accorti nella grande rassegna sugli anni Ottanta di questa rassegna, visto e considerato che, insomma, che non è che non c'era proprio nessuno, c'era una sezione che, guarda caso, oltre a quella di Francesca Linovi sui graffitisti sempre dell'establishment, l'unica rassegna praticamente che aveva dentro dei graffitisti newyorkesi, ma veramente in qualche modo underground, cioè che venivano dalla periferia newyorkese, venivano dall'underground newyorkese, sono apparsi in quella mostra e in una delle sezioni di quella mostra. Vabbè, ma insomma, succede così, non c'è problema, no? Dino sorride, è così, succede così, insomma, la storia è così. Quindi, tornando alla questione della storia, noi alla fine praticamente stiamo riflettendo sulla storia, ma siamo partiti dalla storia, nel senso che anche l'amico Stefano, quando scherzava sulle favole, sulla fabula, no? Dal latino è storia, no? Quindi il nostro tormento è la storia, no? Il nostro problema è la storia. Quindi praticamente da una parte dovremmo chiederci perché sostenere praticamente dei segni e delle immagini, delle icone che fanno parte praticamente di un decennio ormai molto lontano a noi, e perché invece praticamente poi possono essere attualizzate all'interno della pittura, e io dico in qualche modo della pittura mediale. Dico questo perché mi pare di vedere che c'è qualcuno che ha a che fare anche con quello che sto dicendo, e, insomma, con l'area praticamente identificata anche questa tanti anni fa, ma insomma
insomma, il problema sono i media. Allora, il mio testo, il testo praticamente che io, il saggio che ho messo in catalogo, si pone questa questione. Quindi grazie per la riflessione su Calvino, no? Sono assolutamente d'accordo, insomma, no? Sulla leggerezza. Però io credo una cosa, che questo lavoro sulla leggerezza, insomma, rispetto alle lezioni americane, io credo che questo lavoro sulla leggerezza lo fanno i media, no? Oggi, quindi anche su questo mi dispiace praticamente di sentire sull'identità autoriale, no? Sulla forte identità autoriale. Io su questo praticamente anche ho lavorato negli anni 90 con una riflessione. Io non credo praticamente in questa identità unica dell'autore che sta lì in maniera praticamente quasi reale, no? E che sta lì a, diciamo, a disegnare, a produrre, no? In termini così totali, no? quello che ci espone, quello che ci dà praticamente da vedere. Allora, noi disegniamo, direi così alla Michel Foucault, noi disegniamo, ma noi siamo anche disegnati. E allora io mi sono posto questo problema, e da questo problema che nasce praticamente il discorso stesso sui media a partire dall'inizio degli anni 90, quindi formalizzando il movimento. Io credo che noi praticamente facciamo, noi rappresentiamo, ma noi siamo anche rappresentati. Quindi molto spesso praticamente succede che noi pensiamo praticamente di fare le cose, ma grazie ai media, grazie alla sistemazione praticamente contemporanea dei media, sono i media che in alcuni casi fanno per noi. Quindi come far risultare questo discorso? Come tirare fuori questa questione? Allora, per tirare fuori questa questione, io nel mio saggio mi sono posto il problema a partire da un altro studioso e secondo me forse molto poco ricordato, ma grande antropologo e grande mitologo, grande studioso di mitologia, che è Furio Iesi. Ahimè, poveretto, insomma, morto giovanissimo, che ci ha lasciato giovanissimo. Anche lui si è occupato in particolare di Calvino. Ha scritto un libro negli anni 80 bellissimo che si chiama Mito e letteratura, dove in qualche modo racconta per l'appunto quella che è la passione praticamente per il girare in cerchio ai confini, no? Allora, girare in cerchio ai confini, e io mi sono posto questo problema, mi sono posto questa questione a confronto con il mito classico, con la tradizione praticamente del mito classico, e sulla questione della traduzione di questo mito attraverso diciamo i media, no? Attraverso l'uso dei media. E nel testo faccio uso di questa battuta di Frequente, che è chiaramente una battuta, un'ironia, no? Prendo praticamente a pretesto il fenomeno di Lady Di e dico sostanzialmente che si parte da Artemide, si parte praticamente da Diana. Ma Diana, molto spesso, forse i nostri figlioli e le ultime generazioni forse la conoscono soprattutto per Lady Di più che per Diana o per Artemide. Quindi il problema, il dissidio è questo qui. Allora, Lucia Gangheri credo che sin dall'inizio della sua ricerca, cioè sin dall'inizio degli anni Ottanta, si è posta queste questioni, si è posto questo problema, no? E l'ha affrontato direttamente, anticipando anche, se volete, sia coraggiosamente con le tecniche che ha usato, sia praticamente con gli argomenti, con le questioni, anticipando quello che è oggi praticamente non più soltanto il mondo che non vediamo dei circuiti stampati, no? E quindi dell'informatica glissata, ma quello che invece adesso noi vediamo e abbiamo tutti i giorni nelle mani, che con un linguaggio chissà un po' diverso da allora si chiama cross mediale, no? Sta ad indicare semplicemente nel linguaggio della comunicazione i telefonini. Ok? Grazie. Bravo.